Sì, la cosa fondamentale è sottolineare che il lupo è arrivato in maniera del tutto autonoma, proprio grazie alla grande capacità di dispersione della specie, e quindi è una specie che può fare veramente molta strada. Ha conquistato questo nuovo areale, che sono le Alpi, dopo 150 anni dalla loro scomparsa. E questo è un problema perché le popolazioni locali non hanno ovviamente avuto il tempo di adattarsi alla presenza di questa specie, cioè ce ne siamo dimenticati. Un secolo e mezzo è un periodo piuttosto lungo e in effetti quindi le tradizioni legate soprattutto all'allevamento dei bovini, degli ovini, dei caprini hanno perso appunto il rapporto con questo grande predatore e quindi ci sono delle problematiche proprio legate alla predazione su questi animali domestici. Sì, dobbiamo stare attenti effettivamente alle cosiddette fake news, no? E cioè a questo bombardamento che arriva nei social in cui c'è di tutto, cioè non c'è una mediazione tecnica all'interno di questa comunicazione. Quindi il lupo è arrivato sulle Alpi ed è il lupo italiano, cioè il Canis lupus italicus, che poi qui proprio sulle Alpi orientali, in particolare in Lessinia, ha incontrato dei lupi sloveni, dei lupi dinarici balcanici. Quindi si tratta effettivamente della specie nominale. La questione degli ibridi è una questione di ibridazione che viene definita proprio antropogenica, cioè determinata da la cattiva gestione del cane domestico. Cioè i cani randagi, i cani non controllati, possono interagire con i lupi, soprattutto nella fase di espansione della popolazione, cioè quando la popolazione è ancora presente di lupo in pochi numeri, e possono dare degli ibridi, cioè un incrocio tra una lupa e un cane maschio, ed è successo purtroppo a Tarvisio, in provincia di Udine. Ecco, però sono ancora, soprattutto nel nord Italia, degli episodi, cioè dei fatti localizzati. La popolazione è proprio quella del lupo europeo, cioè del lupo italico, di Canis lupus italicus, incrociato con il lupo dinarico. Ma parliamo sempre di lupi.